visto che stiamo parlando proprio del maestro Fio Zanotti, dobbiamo ringraziarlo ancora una volta, non soltanto per essere venuto a averci concesso del tempo, ma anche perché si è messo a disposizione di alcuni ragazzi e ha fatto loro delle audizioni. Vediamo le sensazioni dei protagonisti. È il turno di Alverio Cao. Il padre, la madre e il figlio con le facce sporche di carbone, spingendo le biciclette stanche di portone in portone. Quindi l'ho trovata particolarmente attuale. La storia di questa canzone è semplicemente una, per quanto mi riguarda, che quando ho smesso, diciamo, perlomeno ho deciso di prendere un'altra strada, un po' più, diciamo, seria, ecco, entrare nel merito magari di certi contesti e anche pensare, diciamo, più a me stesso, ho ripreso in mano questo brano per cercare di portare anche dei temi da, da raccantare. Cioè mi piace raccantare canzoni e sto lavorando su... Perché raccatti e racconti. Racconto e canto, quindi sto ideando un recital con alcune canzoni. Infatti il suggerimento, insomma, il maestro Fio Zanotti ha colto ovviamente il discorso, perché è una canzone molto da recital, molto da comunicazione, di racconto. E quindi ti hai stradato verso appunto questa assolutamente via? Assolutamente sì, mi ha detto devi andare a teatro e adesso come torno a casa. Quindi quando è che partiamo col teatro? Ma speriamo, sai, i tempi sono quelli, però io nel giro di qualche mese spero di avere anche, stiamo lavorando su altre canzoni. Ah, ok. Sì. Grazie mille davvero. Grazie a te. Alverio Cao. Buone grazie. Cose. Ciao. Marcello, graduato. Grazie, buongiorno a tutti. Benvenuto Marcello. Grazie. Marcello, ma non mi aspettavo un testo del genere. Di solito sì, è un po' strano, ecco, mettiamola così. Possiamo usare l'aggettivo provocatore? Assolutamente sì. Il tuo testo? Mi piace prendere quello che di solito percepisco durante la giornata, quello che mi circonda, e trovare il lato sicuramente un po' più... Sì, attenzione a quello che dici, strano. Perché vuol dire che tu frequenti... No, sto scherzando. Nella canzone chiaramente non si, forse per questo breve accenno non si percepisce molto, però parlava di una giornata in cui io mi sentivo soffocato dai problemi, chiaramente per quello che posso avere, per i problemi che posso avere alla mia età. E che effetto ti ha fatto avere un confronto con lui? Io sono contentissimo, perché sicuramente sì, questi consigli sono motivi di crescita, insomma la cosa più importante è non chiudersi a riccio, perché chiaramente tutto quello che facciamo alla fine lo facciamo per il pubblico. Certo. Avere un orecchio di una persona che chiaramente ha un po' di esperienza, sicuramente un pelino, forse 40 anni di esperienza in più da me, voglio dire, non è cosa da poco, chiaramente bisogna farne sicuramente tesoro e... Sono sicura che stanno già cercando, digitando il tuo nome, noi ti ringraziamo. Grazie a voi. E alla prossima. Alla prossima. Marcello, ciao. Graduato. Ciao ragazzi, sono Marianne, non sono potuta essere presente all'intervista in quanto avevamo il treno di ritorno a casa, quindi purtroppo non ero lì presente all'intervista, ma vi lascio l'ascolto del mio inedito che uscirà prossimamente. Spero vi piaccia e vi mando un bacione da Sanremo. Poche le altre son stronze. Non ti vedi in cucina mentre ne accendevi e fumavi di notte. Ad ottobre la pioggia fa male, il cielo non piange, fa botte. E se Roma mi sembra già vuota, se riempio di sangue le notti. E le ferite sono troppe, riempio la notte di foto e ricordi di te. L'abbiamo Enea Pilotto. Ciao Enea. Ciao a tutti, buonasera. Allora, Enea, tu in realtà fai musica da sempre, da quando sei nato probabilmente. Sì, sì. Però ti sei lanciato nel campo musicale in concreto con un singolo che si chiama San Lorenzo, che hai fatto ascoltare il maestro Fio. Esattamente. E il quale cosa ti ha detto? Mi ha dato dei consigli che cercherò di sfruttare meglio per le mie prossime avventure musicali. È stata una bella emozione incontrare il maestro. Regno d'estate. E da ieri lo troverete in tutti gli store digitali. Il singolo si chiama San Lorenzo, come diceva. E spero vi piaccia, insomma. E attenzione, perché poi tra poco uscirà anche il videoclip. Esatto. Senti, ma che cosa succede nel videoclip? Non lo spoileriamo. Ah, ma neanche un accenno, un piccolo dettaglio. La canzone gira intorno a una di quelle notti d'estate dove con gli amici si prendevano delle chitarre, delle birre, si andava in queste colline
nell'Alta Valmarecchia a guardare le stelle. Ok. E un richiamo nel videoclip c'è, poi il resto andate a cercarlo. Va bene, Enea, grazie mille per il tuo tempo. Grazie GL, te. Come dicono in America, good luck, insomma. E spero di vederti il prossimo anno. A Sanremo, Speriamo. Grazie a tutti. Proseguiamo la nostra scoperta di questi giovani artisti con Federico Di Cosimo. Ciao Federico. Ciao, ciao a tutti. Allora, Federico, vieni da Roma, giusto? Sì, vicino. Vicino Roma, Guidonia. Senti, ma canti da tanto? Studio canto da 6 anni e ho iniziato a scrivere canzoni a 13. Caspita! Ma scrivere canzoni testo o anche musica? Musica e testo. Ok. Ieri chiaramente anche tu hai partecipato alle audizioni del maestro Fio. Zanotti, qualche consiglio che ti ha dato? Mi ha fatto molti complimenti sul test e mi ha detto di continuare a scrivere così. E senza dubbio continuare a scrivere, anche perché è una cosa che mi fa stare bene. E sì, mi ha dato una mano anche sul cosa poter fare nelle varie canzoni. Ok. Sperimentare tanto e... Questo brano si chiama Déjà Vu. Sì. Dici qualcosa sul brano. Allora, è stato il primo brano che ho scritto. L'ho scritto... A 13 anni? Sì. No, ok. Ero in terza media e stavo vivendo un periodo un po', diciamo, esilarante, perché vivevo ogni giorno come se fosse uguale al giorno prima. Ok. E quindi proprio come un effetto, cioè come se fosse un déjà vu, vivevo sempre lo stesso giorno. E cioè come se l'avessi già visto. Mm-hmm. E non trovavo nulla che riuscisse a smuovermi. E quindi proprio la canzone parla di questo, e che l'unica cosa che riusciva a darmi una leggera... riuscisse a smuovermi leggermente, ce l'avevo due banchi più avanti e... Una fanciulla? Sì. Ah. E io ero lì, lei era lì. Va bene, va bene. Senti, progetti per il futuro? Allora, attualmente sto cercando molto un'identità come artista e bene la strada che voglio intraprendere. Sto scrivendo molto, adesso sto scrivendo il quinto brano. Ok. E cerco di scrivere tanto, uno per scavare molto dentro me stesso, proprio perché scrivendo riesco a parlare con quella parte di me che normalmente non riesco a mostrare, cioè non esce. Mm-hmm. E quindi magari a volte mi sento spento, mi sento vuoto e inizio a scrivere perché cerco proprio di parlare con questa parte di me e gli dico che succede, aiuta. Certo, è l'unico modo che tu hai interagire forse anche un po' con il tuo ego, con il tuo spirito. E niente, io ti ringrazio e wish you the best. Mi piace questa chiusa americana. Prima GL, adesso ti auguro il meglio. Grazie mille, Federico Di Cosimo. Grazie a te. Ciao. Ciao. A noi piace andare nel dettaglio perché, attenzione, non ci fermiamo soltanto all'apparenza, vale a dire a quello che compare, no? Al di là delle telecamere, ma anche a ciò che c'è dietro. A tal proposito, ho invitato nel nostro salottino Katia Lanese. Benvenuta Katia. Grazie, e grazie. Grazie a voi, grazie a te. Che tu fai parte di Arte Live, che è un'associazione culturale musicale. Esatto. Che ha lo scopo, ha come scopo quello di aiutare i giovani a capire un po' appunto che strada prendere, in che modo approcciarsi a questo ambiente. E mi sembrava giusto e doveroso spiegare questa realtà, anche perché magari c'è qualcuno che ci sta seguendo, che è interessato, non sa minimamente da che parte iniziare, come fare. Allora sì, diciamo, hai detto tutto tu, in realtà io seguo un po' gli artisti emergenti come consulente artistico, li aiuto, diciamo, nel loro percorso o almeno provo a immettermi in una strada giusta, poi ovviamente faranno loro quando diventeranno famosi. sì, ho questo ruolo, poi faccio anche tante altre cosine, diciamo. Se volete iniziare, questo è il modo giusto. Katia Lanese. Grazie.